Io faccio di così, va la luce costante. Costante. Ok, Barbara Tosti, io vorrei conoscere di te la tua parte artistica che più ami in te. La parte artistica Artistica che che più più amo ami in in te, me. sì, o la tua parte creativa nella tua arte, quello che più apprezzi nella tua sfera artistica. Sì, magari quello che apprezzo io, che riesco a apprezzare, è piuttosto invisibile, perché è un po' quella parte in cui c'è il dialogo con la situazione, l'obiettivo, la comunicazione che deve essere fatta, in cui arrivano delle immagini, delle idee, e quindi questa parte in cui si canalizza, se vogliamo, qualcosa, si può dire canalizzare? Oh, sì, insomma, è quando si manifesta qualcosa di sottile, Sì. che però ha una forma riconoscibile, potrebbe avere un suono, una forma, un'immagine, anche un piccolo racconto, a volte una situazione, un'idea, e poi sono delle piccole, dei dettagli. Che sì, in qualche modo c'è una specie di vista che può andare un po' a scandagliare e vedere se c'è qualcosa in più, no? Quindi questo momento è molto bello. E spesso viene, cioè spesso, secondo me, viene un po' sempre nell'interazione. Poi è vero che può essere l'interazione con l'idea stessa, col progetto stesso, però è molto bello riuscire a averlo nella relazione con la persona. E questo è anche molto Che interessante. risveglia un'idea Sì, il che dialogo già, ma il dialogo e l'interazione a un certo livello diventano come se ci fosse una terza parte attiva, più più sottile, sottile, che sì. poi necessita di essere messa in vista. Detto così, quella frase è un po' brutta, però diciamo di essere manifestata visivamente. Ecco. Allora, poi c'è tutto questo lavoro in cui si deve manifestare visivamente, spesso muta, cambia, non è così evidente, anzi sì, non vorrei proprio dire compromessi, però un po' lo sono, però sicuramente avrei Benissimo. passato partito. Ok, va bene. Allora, la prima domanda ci possiamo ritornare più tardi e forse comunque l'ha registrata. La seconda, che è per me è una domanda molto fiera, è la parte di te, molto, è la parte importante, non fiera, è la parte di te che più ti rende fiera. Ok, siamo arrivati a dire che è un po' la capacità, mi hai detto, di adattarmi e restare me stessa. La curiosità mi spinge, mi muove e tengo fede a me stessa, ai miei principi, cosa che hai potuto vedere anche dai tuoi figli, giusto? Sì. Ok. Sì, ecco, questa cosa dei principi, vorrei trovare delle parole migliori per descriverla, perché appunto più che principi, che è una parola vaga, è proprio quando capisci delle regole di natura, capisci come funziona la natura, come funzionano le cose, non so come ben dirlo, però è interessante perché è una fissa che ho da sempre, no? Cioè di capire, ma qual è la vera regola che c'è al di sotto di questo, no? Cioè, come cresce un albero, come funziona il sole, cioè, ma nel senso le cose basic, no? La vera regola, sì. Sì, è difficile, cioè, qua si Bello, potrebbe bello, no, filosofeggiare per non so ore, quanto, però quindi magari. è molto bello, la vera regola, sì, quella dettata dalla La natura, struttura, il sì. Bello, pattern, quello che è, sì, e sì. quello è molto interessante perché è proprio così che abbiamo tanti strati, dalla crescita, dalle relazioni, dalle
da quello che viviamo, da dove dobbiamo comunicare, insomma, quindi poi l'essenziale, una parola giusta proprio penso che sia essenziale anche, arrivare a ritrovare l'essenziale in tutto ciò è sempre molto interessante. E ciò ti E rende poi ci fiera sono di i te? tesori, sì, perché È poi una curiosità che ti rende fiera, insomma, una parte sì. di te che ti E rende fiera, sì. sì, perché noi siamo anche, come dire, tutti delle anime, no? Dei tesori in fondo da scoprire, no? Cioè, veniamo qua, ma qua in questo mondo non è che puoi veramente arrivare, boom, esprimi tutto il tuo meglio, ciao, no? Non è proprio così. E quindi è un percorso anche quello. E quello mi interessa molto, è anche intrigante perché Intrigante. capisci che ci sono sorprese e anche quello alimenta la curiosità e dopo tutto un Certo, ciclo. sì, bellissimo, bello, E bello, in sé, bello. negli altri, in tutto, no? In È tutto, proprio molto sì. interessante. Quindi ti piace capire, ti ritieni una persona abbastanza terra-terra? Hai bisogno di spiegazioni? O ti ritieni anche sognatrice? Ma credo entrambi. Entrambi? Sì, come ho appena Ok. scritto, perché dovremmo fare una fanzina a tema sogno, che Ok. tra l'altro se vuoi scrivere qualcosa sei invitatissima per Cosmia. E pensavo che faccio fatica a pormi nell'ottica di scrivere o qualcosa o pensare a qualcosa riguardo al sogno, perché è come se non fosse così astratto, è più come se fosse un'esperienza concreta. Quindi, in una domanda così è come se mi direi non vivo veramente così tanto questa dualità. Ecco, è come ieri facendo le costellazioni ho realizzato e ho capito degli elementi di sogno che veramente non capivo. Li vivevo però, ce l'ho come esperienza e poi l'ho capito vedendolo da un'altra prospettiva, non in sogno. E tutto improvvisamente ha avuto senso, ma è tutto parte, non È so, è tutto parte, sì. tutto. Per cui sì, risulto a volte molto sognato, molto per aria, dicono tra certe volte alcune persone, nel senso che più che altro comprendo delle possibilità che, cioè, per me si può realizzare tutto. Dopo, se magari non si riesce bene a farlo, è un altro conto, però nel senso ci sono molte possibilità. E quindi Approccio molto quantico quasi. sì, Tac, 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 quella mi sento cosa mi che piace. Ecco, una sì, cosa tu. abbastanza quantica, nel senso sì, sei di qua, sei di là, ma non sei, non c'è dualità, è tutto in uno, lo senti. Si realizza quello che si deve realizzare Realizzare un po', con no? Anche sì. spiritualmente parlando, cioè ci sono delle cose qui, devi proprio passarci, punto. Poi dopo magari i dettagli sono un'altra cosa, però le cose grosse spesso niente. Quindi sì, ci sta. Quantico è la scienza più interessante, cioè la parte che forse fa questo collegamento di Sì. più. Eh sì. Bene. Arte digitale, giusto? Cicatrici e baci, anche lì siamo in arte digitale. Allora, se ci parli un pochino di cicatrici e baci e Sì, allora, magari come sei arrivata a questo progetto, se posso chiederti. prima diciamo che digitale è praticamente il mezzo che mi permette di concludere il lavoro e mostrarlo, se vogliamo. Perché tutta la prima parte non lo è. Quindi una cosa completamente digitale, sì, non lo è mai veramente. O comunque a me piace avere sempre una parte fisica da realizzare, se vogliamo. E sì, in cicatrici e baci, l'idea del, sì, appunto, l'idea della fotografia e del collage come output per questi racconti c'era già.
Ovviamente adesso come adesso lavorare con un'immagine, creare un collage anche a livello pratico è un disastro. Io ho appena gettato qualche mese fa tutti i miei ritagli per collage perché ho realizzato che ci vuole troppo spazio, troppo tempo e non è più applicabile coi ritmi che viviamo oggi, praticamente tutto lì. Per cui mi sono detta va bene digitale e poi digitale è facilmente trasmissibile in tutto il mondo se Certo, vogliamo, certo, ecco. certo, certo. E ho anche capito subito che questo progetto aveva anche bisogno di potersi allargare perché, diciamo così, posso provare a ripercorrere un po' come mi viene, cioè come la storia, così vediamo se troviamo Esatto, qualche elemento. sì. Perché praticamente a un certo punto avevo appena finito il CISA, mi sono rimessa a studiare in tardetà, si dice. Però ero la tua, non è tarda perché non è tarda, però diciamo che cos'è poco prima di 40 anni? Sai che con le date sono un po' una frana, però aspetta, Hermes aveva 6 o 7. Hermes aveva 7 anni, adesso ne ha 13. Voilà, questo giusto dove si dovrei andare a vedere bene le date. Comunque, e pensando appunto di imparare meglio come funziona il digitale, varie cose, poi magari inserirmi nel mondo del cinema che mi piaceva molto per avere una riformazione professionale. Solo che mi sono proprio accorta che, vabbè, c'erano tante dinamiche che in quell'ambiente non avevo proprio neanche la necessità né la voglia di affrontare, sai, è come se fosse stato tornare Sì. Ok, indietro di anni, allora ho detto capito. no. Sì. Però cosa faccio con quello che ho imparato, no? Se vogliamo. E quindi niente, cercavo un po' di mettere insieme quello che io potevo, cioè allora diciamo che volevo fare un progetto in cui io potevo mettere tutto quello che avevo imparato, tutto, vabbè, a discrezione del momento, comunque dove io fossi libera di utilizzare tutto quello che ho imparato, anche cose che ho imparato senza diploma, perché ho fatto tante esperienze per cui magari non ho un certificato, se vogliamo. Quindi uno spazio che fosse mio, ma che fosse anche qualcosa di condivisione, perché veramente l'entrare in relazione con gli altri e donare anche qualcosa, proprio perché l'arte per me non è mai veramente stata una cosa estetica e basta. Per me è tutta una ricerca, una comunicazione, un'espressione, può essere forte, può essere delicata, eccetera, però non è, vabbè, facciamo quella cosa lì che la mettiamo in camera e sta bene con i mobili. Scusami, mi fa gocciolare un attimo il naso questo tempo, questo effetto, scusami, pausa. Niente. Voilà, allora ci arrivo. Vai Comunque sì, tranquilla. appunto, volevo avere il campo libero e fare qualcosa con gli altri. Avevo già identificato, comunque stavo identificando, che comunque, volente o nolente, per me le cicatrici erano una cosa che uno vivevo, ho vissuto, ho visto, mi saltano all'occhio, che siano esse personali, del luogo, storiche, uguali. E comunque ho notato che se dovevo dare un nome a quello che mi saltava all'occhio, che mi arrivava anche naturalmente senza andarmelo a cercare, erano le cicatrici. Quindi se anche le persone te ne parlano, anche, sai, è proprio quello che ho notato. E allora mi sono detta, beh, è bello dare spazio a questa cosa non vista, spesso o comunque nascosta in questa società, perché spesso nella cicatrice, appunto, è una di quelle, ritornando a quello che dicevo prima, è dove vai ad affrontare qualcosa, dove ci sono dei tesori da scoprire, se vogliamo, no? E poi comunque la cicatrice è già un segno di qualcosa che tu hai già affrontato, se vogliamo. E quindi questa
Questa mi interessa molto perché sono segni che stanno andando negli anni a essere sempre più denigrati, coperti, appunto questo viraggio nell'estetica un po' fake che c'è ultimamente. Per me è sempre un tema, no? Appunto poi, visto che sono nata con le mani così, mai nascondibili, per me è proprio, dico, guarda, se devo scriverlo sul curriculum, anche se io non li faccio i curriculum, però voglio dire, è da sempre che ce l'ho, è da sempre che è visibile, quindi l'esperienza è lunga, ecco, per dire, no? Quindi ho avuto modo di analizzare tante interazioni e relazioni, quindi mi sembrava un tema per cui potessi veramente mettermici. Bene, ma Sì, allora. non mi sembrava neanche qualcosa che dovesse per forza finire. Mi sono proprio Sì, detta, voglio vedere sì. qualcosa a lungo termine, no? Non un progettino, ma un progetto che si sviluppa negli anni come voglio io, ma appunto sempre continuando con un ciclo anche di comunicazione, di scambio. Allora, dopo veniamo alla persona che viene a vederti e Sì. come si sviluppa il progetto. Prima di andare a questo, volevo chiedere se te la senti di dirci quale tua cicatrice risale di più o che senti di più quando tu lavori con questo progetto. Se c'è una cosa o se c'è una cicatrice in particolare che ti ha portato a questo progetto, prima parlavi delle mani, pensi che siano le mani? Ma allora, quando lavoro in realtà non è che mi confronto con le mie cicatrici, è un po'. Ma quando hai finito di lavorare, che hai avuto lo scambio con la persona, non ti risveglia in te delle cose o delle. Sì, forse una cosa importante che risveglia, diciamo, sono cosciente. È anche è questo dare, come si può dire, visibilità, mettere al centro la persona, mettere anche sul piedistallo, se vogliamo, questa cicatrice e la persona e stessa con la cicatrice, cioè è come riunire qualcosa, ma anche mostrarlo, cioè la visibilità. Forse quello perché di fatto la spinta e quello che io ho vissuto è stato un po' l'invisibilità. Cioè Ho capito, tu ok. devi, con queste cose ti devi nascondere, ma cosa vuoi fare? E noi, sai, anche da bambina, sì, va bene, le facciamo fare magari anche forse il corso di balletto, ma anche se appena il primo problema la ritiriamo, perché, sai, tipo, non so, perché chissà, ma tanto non so come dire, no? Ho vissuto un po' questa limitazione anche, ecco, la limitazione della cicatrice o l'invisibilità, mentre per me è importante ridare dignità, centralità, visibilità a questo. Cioè, perché, E ma sì, utilità, utilità ma forse. siamo umani, cioè, è come nascondere costantemente una parte di noi, che recentemente, tra l'altro, ho appena letto in un libro di psicologia molto interessante che si chiama The Tool, il metodo, e dove c'è un esercizio di integrazione dell'ombra. Ecco, io ho visto in questo esercizio molta similitudine con questo. Anzi, mi sono appassionata molto, gli ho raccontato a tutti questi esercizi, ho creato anche le schede che ho regalato per Natale, solo che le ho fatte a mano, quindi non ho potute farne tante. Bello, bello. Però, ecco, questo è molto interessante perché, ecco, questa reintegrazione dell'ombra è molto simile a cicatrici e baci. Così come ho scoperto che il lavoro che faccio, ho scoperto, beh, più o meno, però ho avuto la conferma che è molto simile anche a una costellazione, queste costellazioni familiari, perché ho visto come
Io un po' mi sono ispirata anche al character-based improvisation, che è un modo di dirigere, se vogliamo, i personaggi verso l'improvvisazione. Ho studiato, beh, studiato, diciamo, mi sono fatto un po' di test, ho praticato un po' anche di psicomagia alla Jodorowsky, se vogliamo, e quindi un po' tutto quello che può essere un po' arte terapia bazzicato un po', diciamo, senza avere una formazione vera e propria, però ecco, comunque quello sicuramente molto legato al teatro, a mettersi, cioè per me lavorare con la persona, ecco, si crea questo spazio di messa in scena, se vogliamo, ecco, lo spazio di lavoro è proprio una messa in scena che permette di liberare quel personaggio che non ha avuto la possibilità di parlare, di agire fino in fondo. Ecco. O poi è molto personale, perché dipende per cosa una Allora, questo ci persona porta, viene o non sì, viene a fare il lavoro di cicatrice e vediamo, pace. allora, una persona ti chiama, vorrei cominciare questo progetto. Sì. Spiegaci, se te la senti, di dirmi come viene svolto. C'è Ah, un dopo primo mi sono, volevo contatto, solo c'è, farti un appunto, mi sono sì. ricordata che poi non ho, sono persa, non ho finito mica la storia, perché vabbè, ci sarebbe magari ancora un paio di passi, se vogliamo. Di come ci sei arrivata, cicatrice pace, scusami, Sì, sì, va bene, sì, avevo vai, vai. iniziato a scrivere il progetto e praticamente per me la cicatrice era già divisa in cicatrice fisica, cicatrice emotiva, cicatrice del territorio, cicatrici da evento tragico, per esempio, no? Quindi per me era già una cosa un po' più ampia. E non c'era una vera e propria struttura, ma avevo una vaga idea, ma una cosa che mi ha reso proprio, mi ha fatto dire sì, ok, è andare a vedere degli spettacoli del Performa Festival e praticamente ho visto un danzatore con un problema fisico che lo danzava in qualche modo, no? E quello che un po' temevo ancora nell'esposizione della cicatrice si è dissolto. Infatti poi ne ho parlato un po' con lui, ne ho parlato un po' con gli organizzatori del Performa per diciamo, per verificare un po' questo mio progetto, no? Così ancora a voce. E diciamo che lì ho proprio detto, ok, si può fare. Perché sai, comunque prendi in mano cose delicate, no? Quindi ancora non sapevo bene quanto si potesse esporre poi la cosa. Cioè, si potesse, diciamo, non è che c'è un potere o meno, diciamo, la struttura devi dargliela quando crei un progetto dopo. E da lì ho contattato le prime persone e quindi diciamo che le prime 6-7 fotografie sono state veramente un test per entrambi, quindi erano amici, persone conosciute, eccetera. E dopo, E così sei arrivata e dopo cicatrice sì, pace. abbiamo, cioè, ho messo un po' a posto Bella alcune la storia del danzatore cosette. che balla il suo, la Sì, sua cicatrice, sì, sì. il suo problema. Sì, questa è stata una grande ispirazione, quindi È ecco, una proprio più che l'ultimo altro mi step ha per arrivare fino dato, lì. sì, perché l'ho visto in scena e quindi ho capito che poteva essere mostrato senza problemi, mentre prima mi facevo un po' di problemi sul mostrare fino in fondo la cosa, sì. Quasi quasi siamo più abituati con le cicatrici psicologiche, che sono un po' astratte, ma quasi quasi le coccoliamo di più. Inizialmente volevo concentrarmi su quelle fisiche che avevano meno voce, però da subito le persone mi hanno chiesto: ma io non ho proprio cicatrici fisiche, e quindi ho detto: va bene, ok, partiamo subito con entrambe, perché da subito erano 50-50, tipo, quindi si è ampliato. Bellissimo, comunque ci ha spiegato bene com'è che sei arrivata al progetto di cicatrici baci. Perfetto. Ecco, scusami, solo che così è
No, no, è al completo, sì, poi siamo partiti in su, siamo tornati giù, ma poi non c'è problema, perché poi alla fine, sai, l'importante è che sia qua, poi si può riunire tutto bene, non c'è problema. Allora, quindi c'è un processo di guarigione in sé, prima che vada quell'altra domanda di prima, c'è come un processo di guarigione per chi viene da te a fare cicatrici e baci? C'è il processo che serve un pochettino, si potrebbe dire, no? Io cerco di non spingere troppo sul concetto di guarigione, ma è una componente. Non spingo solo su quello perché non è detto che sia. Allora, non c'è una interazione terapeutica, specifica per cui si può intraprendere un percorso a lungo termine. Quindi, non essendoci questo, io mantengo una responsabilità artistica e una fare quello che serve in quel momento, che quello è molto simile alla costellazione familiare, quindi in realtà non potrei dire che tutti hanno in quel momento il bisogno di guarire qualcosa. Qualcuno ha bisogno di vedere qualcosa che non ha mai visto, qualcuno ha bisogno di semplicemente lasciare uscire qualcosa, addirittura potrei dire fare un rituale. Una volta è capitato che abbiamo fatto tutto un lavoro ed è l'unica volta che è capitato una cosa del genere, la macchina fotografica non ha registrato nulla e non ha dato segni. Scattava, faceva, non si capisce come è successo. Eppure è stato fatto un lavoro, in quel momento, ricordo, rituale molto importante. Beh, la persona non nemmeno interessava di rivolgersi alla camera. Spesso era di spalle e io non ho neanche insistito troppo, ho lasciato fare. E però questo spazio è stato molto importante, è stato un rito, cosa possiamo dire? Noi, è solo perché lì mi viene in mente che nell'estremo c'è chi ha bisogno di una, come di intraprendere questo dialogo, magari anche solo di vedere la mia interpretazione di quello che è la loro ferita, cicatrice. Per alcuni il processo di guarigione invece è importante perché spesso le cicatrici non vengono curate fino a guarigione, è come se fossero un po' abbandonate lì, no? E quindi manca un po' quell'ultimo step. Io mi sono anche proprio resa conto negli anni che proprio l'ultimo lavoro è un po' abbandonato, come dire, quando concludi qualcosa, anticamente, potrei dire anticamente, vabbè, in questo pattern, in queste regole, dovrebbe esserci una festa, un'espressione, un'esposizione o come quella domanda che tu mi dicevi, sei fiera di te, non so, tu hai superato qualcosa? Dovrebbe essere naturale forse che qualcuno arriva, o i tuoi cari, eccetera, che ti dicono sei fiero di quello che sei riuscito a superare, ma spesso no, manca un po' quel momento che è un po' un coronamento di un'impresa, perché si tende a pensare mi è successa questa cosa, senso di colpa, se mi è successa questa cosa, senso di colpa perché è successa a me, non so, è quasi assurdo. Invece, se tu sei qui, sei sopravvissuto, cioè, qualsiasi grado sia la ferita, perché appunto io non voglio giudicare proprio nulla, perché non sai Certo, sì. dentro, anche pensando alla medicina del dottor Hammer, cioè dove fa l'esempio della ragazzina che ha dei problemi gravi a livello di salute, ma andando a trovare il punto iniziale di tutto ciò era un lecca lecca non ricevuto, per cui tu le ferite veramente non puoi, no, non si possono veramente, come dire, giudicare mai, impossibile, cioè è qualcosa che è troppo intimo Sì.
che percorso prende dentro di noi, soprattutto se deve essere nascosta, no, non puoi sapere. Chissà cosa combina Sì, cosa dentro. combina, cosa Dura salta qualsiasi. fuori, cosa... Esatto, esatto, Sì. esatto. Quindi è molto interessante come L'effetto tema. sorpresa ogni volta, immagino, Sì. sì. E poi, oddio, adesso mi è sfuggito. Volevo collegare una cosa ah sì, sulla questione dell'intimità. È una cosa importante, ma non so se è già, magari c'è già la domanda dopo, però perché nel percorso tu mi hai detto se qualcuno viene da me, Sì, no? questa è la domanda dopo. Ah, ok. Questa, ci arriviamo, sì. Perché dopo volevo dire di Allora questa. andiamo con questa domanda qua, come si crea il progetto di ognuno? Sì. Quindi tu ti ispiri una volta che discuti con la persona, è molto, stai molto nel presente in sé, non ci sono grandi progetti. No. La Io ho un persona non può meccanismo. sapere cos'è che salterà fuori da No. questa cosa, Io ho quindi. solo un meccanismo che è molto Ok. basic. Normalmente qualcuno mi contatta. C'è un formulario, si può anche discutere, però ho comunque un formulario, si chiama formulario, sì, insomma, qua 5 domande. Quelle vanno compilate. Poi se uno me le salta, non me le salta, scrive una cosa, scrive un poema, scrive un libro, uguale, non è importante, però io quelle le invio comunque, parto dalla scrittura. Poi possiamo anche discutere, questo è molto personale, c'è chi ha bisogno di parlare di più prima, chi non ha bisogno. Io da quello che leggo già mi faccio un quadro della situazione e un progetto molto, ancora in uno stato, come Vago dire, sì, di tante possibilità, comunque vedo già ok. un po' come, non so, ma dipende molto, Quantico. è quantico, sì, perché è difficile da descrivere, a volte arriva uno scritto e hai chiaro, oppure comunque, che mi vengano delle domande o meno, io poi riscrivo sempre o delle domande, se nel caso, ma soprattutto do dei compiti. E allora sono dei compiti che una persona deve svolgere. Anche lì, poi uno può anche non svolgerli, però quello è quello che ricevono. Allora, quello che noi facciamo fino a questo punto è tutto privato, per cui io non tengo neanche traccia, anche quello che ricevo poi lo cancello a un certo punto, quindi essendo un processo trasformativo io lo tengo sempre così e appunto per restare nel presente. Voglio togliere le parole da questa storia e andare a lavorare su quest'altra parte, perché con le parole spesso si è già lavorato tanto, ti hanno già fatto tante domande sulle cicatrici, sulle ferite, eccetera. Non è quello che interessa a me in questo momento, quindi portare via dalla parte linguistica quello che è la cicatrice per poi lavorarci a un altro livello, dove non abbiamo lo scritto. Non abbiamo proprio una parte di cervello, è proprio un processo che noi facciamo molto spesso, comunicando, quello lo voglio riuscire a lasciarlo da parte con delicatezza, no? E quindi, beh, i compiti possono essere molto diversi anche lì. A volte anche sono una ricerca di materiale che mi serve e che la persona, sai, per esempio, se devi portare un oggetto. L'intento della ricerca e della scelta di un oggetto è già qualcosa di importante a livello di focus e a livello di impersonificazione, perché sono dei compiti precisi che tu, tra l'altro, c'è una bella fiducia che si instaura, perché comunque. E poi c'è proprio un processo anche energetico, no? C'è un focus, un momento che ti prendi per te. Alcuni magari sono più abituati, ma altri non si prendono mai questo tempo, Sì, no? ho capito. E quindi, vabbè, dopo questo ci vediamo per un photoshooting. Ok.
Il photoshooting è proprio una messa in scena. Può essere in studio, l'ho fatto in abitazioni vuote, in natura. Questo lascio un po' succedere anche lì perché è veramente ogni progetto diverso. E poi diciamo che non mi preoccupo delle limitazioni. C'è stata una volta in cui abbiamo dovuto farle con un telefonino, le foto per dire, è andata bene così lo stesso. E quindi lascio un po' succedere, no? Questo è... Poi magari porto io delle cose perché ho in mente delle cose, sono magari delle sorprese che io propongo perché io vedo che posso portare degli oggetti da far scegliere oppure degli oggetti che io propongo o obbligo, tra virgolette, insomma, ad usare. Perché è come se c'è una messa in scena in cui io mi permetto di dirigere, no? Come un regista, che io la chiamo responsabilità artistica perché vabbè, io mi occupo anche dell'output delle immagini, quindi soprattutto se una persona non è un attore, non è che sa che magari si deve rivolgere alla camera piuttosto che si devono fermare i gesti, tante cose sono proprio cose che devo comunque curare, oltre che curare. Cosa stiamo facendo? Mantenere la linea, come tu ora mi mantieni un po' magari la linea del... Perché il materiale deve uscire, no? In qualche modo. Certo, Deve uscire sì. spontaneo, ma anche Sì, guidato, ecco, questo bisogna creare questo guidare un pochino, spazio. sì. Infatti io vengo fuori proprio distrutta dai Distrutta, sì. photoshooting, tipo, Davvero, sì, tipo, ok. chiuso il photoshooting. Quasi quasi vado a dormire, Mire, proprio un momento molto sì. intenso per Perché sei me. una guida, devi essere grande, grande come guida, Ma comunque per tenere. Sì, anche le persone, poco, cioè, sì. però diciamo che È tanta è roba, un beh, è momento brutto dirlo così, però sì. impegnativo. Sì. Infatti, dopo lascio magari lì anche 1 o 2 giorni e poi diciamo. Allora, io poi lavoro al materiale fotografico e facciamo poi un incontro per vedere le foto, le 3 foto collage. Qualche volta ho capitato un video, ma vabbè, dire, vediamo. Normalmente sono 3 foto collage che rappresentano appunto il processo di guarigione. Diciamo, sono per la persona, no? Non è Ma che sono il pensati veramente... Sì. Sono comunicativi, però non è che sono veramente pensati prettamente, cioè a livello estetico, è proprio una comunicazione che voglio dare. Voglio cercare di, cioè io cerco di dare quello che ho visto. quindi che vuoi proprio che viene da te. Questa cosa, l'ultimo dopo il photoshooting, quando tu fai questo Io gli montaggio. voglio comunicare quello che io ho visto che non vedo, no? Normalmente Sì? potrebbe essere, non dico Ok. che uno non lo vede, per qualcuno potrebbe essere una conferma, però intendo che normalmente l'intento è proprio di andare a tirar fuori qualcosa che possa essere ridato alla persona, Ho no? capito. Quindi l'intento è un po' questo. Per qualcuno può essere anche una conferma, però un esempio. Una ragazza ha visto un'immagine, ma io stessa quando li compongo a volte sono un po' Sorpresa. sorpresa, sì, perché poi li guardo, li riguardo, poi boh, però poi tipo una ragazza ha detto che ha avuto un'immagine che l'ha rifiutata un po', però ha detto vabbè, ma io normalmente consiglio sempre, ve la lascio una settimana, lasciamola passare questa settimana, no? E dopo una settimana mi ha detto: ma sai che adesso è quella che mi piace di più? Io non so, ma guarda, l'ho fatta. E poi tutti quelli a cui l'ho mostrata dicevano: questa sei tu, questa sei tu, questa Ta-da. sei tu. Io non mi ero mai vista così. Eppure è vero, sono io, no? Questa cosa, ecco, mi piace perché al di là di ogni, cioè al di là dell'estetica, che può non esserci. È proprio quello il rimando interessante. Ecco, per me ogni cosa si potrebbe, diciamo, distruggere nel processo. Mantengo le fotografie perché si può anche, cioè perché c'è anche questo bisogno.
alcuni dimostrarlo, Sì. però può essere a tempo breve, no? Sì. E adesso comunque voglio comunque fare il libro proprio per mostrare il progetto, se vogliamo, e perché così si sappia e si Anche possa continuare a perché c'è gente che realizzare. ancora ha bisogno della carta, di Sì, guardare un libro, di sì. no, poi anche perché mi piacerebbe sviluppare di più quella parte dove non per forza andiamo a pubblicare le fotografie. Diciamo, l'ho fatto pochissimo perché per quello poi ovviamente anche una questione economica, cioè dopo lì io devo far pagare il mio lavoro perché non ci sono opzioni di mostrare e vendere Sì, fotografie, cosa sì. che vorrei poter evitare, ma oramai Certo, purtroppo però da sì. qualche parte si È una cosa deve privata in sé anche per tanti, forse non per tutti, ma per tanti immagino che è una integrare. Mi cosa piacerebbe privata. sviluppare di più la parte personale, quindi Sì, privata, sì. e perché secondo me si può anche avere più libertà. Può essere un dialogo molto più intenso e Penso. più libero, e io veramente posso chiudere. Che si chiude, Sì. è fatto, Sì. no? Qualcuno ha voluto le proprie immagini poi stampate per tenerle a casa, altri non lo sentono più interessante perché l'hanno Ok. è Superato, passato. ok. Guarda, veramente mi piace proprio questa, proprio, non lo so, è È naturale, cioè, è naturale, proprio come piace a naturale. te, appunto, Sì. quella regola di Cioè base, io no? odio il progetto, no, perché tutto deve essere Sì. così, tutto. No, va bene così, mi piace Sì. questo. E poi mi piacerebbe andare avanti nella questione cicatrici di territorio o di eventi, che ho solo, diciamo, testato, non propriamente concluso fino in fondo. Perché c'era un progetto per cui abbiamo lavorato a un luogo e ho provato a lavorare le cicatrici di questo territorio. Purtroppo c'era il Covid, non avendo potuto fare la parte in presenza, il lavoro è stato molto interessante, ma è come se non l'avessi veramente concluso e quindi non riesco ancora, avrei bisogno di un nuovo test, Sì, eccetera. sì, sì. Però, e portarlo magari anche e appunto dove veramente serve. Per quello lo vedo viaggiare, no? Perché magari qua tutti stanno abbastanza bene, ma se vai a fare un lavoro così in un posto dove c'è stata la guerra o dove c'è stato, non so, un terremoto o qualcosa, e secondo me può essere più interessante in Interessante. generale. E poi Ok. si possono fare anche dei lavori di gruppo. Sì. Però cicatrice bacio è qualcosa che tu vorresti comunque continuare, che rimane Sì, nel tuo progetto, uno dei tuoi progetti principali, questo rimane. perché ho la sensazione che è bello poter, mi sento di veramente nel posto giusto Si sente a che hai fare. molto affetto per questo e amore per questo È progetto, come è se proprio il posso tuo. esprimere e contribuire, è come se contribuissi alla vita, non so come dire, ma è come se avessi trovato il mio meccanismo adatto. A contribuire, perché poi si possono anche fare altre cose, magari faccio arti un po' più di sensibilizzazione, che magari sono però diciamo qui c'è proprio un contributo che poi mi arricchisce, no? Io continuo a crescere dando, e questo è molto bello, cioè penso che ecco questo È No, la perché regola questa. giusta. Sì, ma perché in questa società è tutto come un po' scisso a compartimenti, no? Però dico, se la mia passione fosse cucinare torte, aprirei una pasticceria, perché se tu poi hai la passione di cucinare e arriva la gente che è felice di aver mangiato, che è felice dopo aver mangiato la tua torta, è ciclico, no? Ciclico, E quindi sì. adesso solo perché questo è un po' più complesso da spiegare, perché poi oltretutto non c'è un. È già stato fatto, quindi sto facendo quella cosa lì che tutti sappiamo cos'è, però il concetto è un po' quello, no? Di trovare un po' il proprio spazio.
Sto scrivendo adesso sulla corda giusta, giusta del meccanismo quantico. Questo viene da diciamo. C'è chi la mette giù Sì. con il buddismo, l'induismo e te ti sento molto quantica, ma proprio Quantica. tirare e tiri sulla corda stai suonando la corda giusta, cicatrici e baci per te è il suono giusto per Sì. arrivare più o meno al suono, nel senso sì, con la risonanza giusta, diciamo, non lo so. Dopo utilizzerò le tue parole, non le mie, io mi sto No, solo ma dando interessante. mi viene tanto questa cosa qua di risonanza, di tirare la Sì. corda, di risuono. È Allora, il tema dell'anno adesso che mi dovrò mettere a studiare lo strumento a corde. E comunque sì. l'ho sentito come, essendo che sono sensibile anche alle emozioni, no? Cioè, come, boh, è come una cosa che mi dicevano sempre, ma come sei sensibile, no? Come se fosse, cioè, come sei sensibile, vabbè, oh. Però ultimamente è stato trasformato in dovevi fare il detective, cioè, nel senso, la sensibilità in quel senso che quando sei bambina non sai come reagire a certe cose, ma le percepisci, diventa un'attenzione ai dettagli, no? È stato interessante vedere come vabbè. No, cosa che volevo dire? Ah, sì, che questa emozione e scoprire gli strumenti a corde quest'anno. Anche una cosa che che le corde vocali, tu, cioè, vabbè, ma poi tutto è così terribilmente collegato quando inizia. Per quello che a volte la sensazione di, ecco, uno dei lavori che faccio tanto, tanto, tanto è il framing, si dice in inglese, no? Il dare una cornice, cioè, perché è tutto tendente all'espansione, no? E anche quello è molto quantico, nell'entropia, no? Cioè tutto tende un po' a questa espansione, poi tutto molto collegato. Quando fai un lavoro devi costantemente, come con la camera, no? Dare la cornice. Non so perché in inglese si capisce Sì, se dici il framing, framing, no? Però in italiano non sì. so qual è la parola esatta. Magari perché sono abituata a sentirla in inglese, ma ci sarà. Comunque questo sì. E Sì, questo viene quindi anche nel tanto dalla framing. fotografia e dal teatro, chiaramente, anche, però Certo, sì. Boh, sì. Cioè metti comunque anche un dal disegno. Il limite mio all'esperienza. background è quello comunque, ho Sì. iniziato a disegnare e comunque hai sempre questa E questo cornice ti fa bene, penso, no? Di mettere una cornice a tutto dove. questo Sì. mondo quantico, Sì, comunque. necessario. È necessario, una cornice necessaria. Sì, però è interessante perché mi rendo proprio conto che uno dei lavori che mi capitano spesso che è proprio la sensazione di comporre e di incorniciare e di soppesare, valutare, insomma, è interessante questo concetto della cornice. Sì. Andiamo verso le ultime domande adesso, le ultime due. Ho guardato un pochino quello che hai fatto, già lo conoscevo un pochino, ma ho guardato meglio e si notano colori forti, colori abbastanza forti o molti contrasti, andiamo proprio anche sul bianco e nero e cose così. Questo cosa, da dove viene, se posso chiedertelo? Ma allora, Perché uno sente cicatrice e baci e si immaginano, io mi sarei immaginata la rosa sulla cicatrice, qualcosa di molto tenero e dolce. E lo so che tu comunque esprimendoti in questo senso, c'è anche la tua dolcezza lì dentro, non sto dicendo che non è dolce, però è no, molto forte, sono spesso anche del fluo. sì. E sì, volevo chiederti come mai questi colori molto forti? Ma guarda, mi viene subito da ridere perché c'è cioè, mia zia, che vabbè, abita alle Canarie, e spessissimo mi dice: ma però Barbara, ma disturbano un po' le cose che fai, ma me le puoi spiegare, no? Che una delle persone che mi ha spinto a dire sì, in effetti dare una spiegazione è spesso
necessario, no? Adesso a me piace, anche no, diciamo. Allora, da un lato c'è la tendenza, cioè la volontà di mettere del vedo non vedo e dei dettagli che ti tendono a no, che ti non tendono, che ti portano a rimanere sull'immagine un po' per vederla, però da un altro lato l'immagine stessa non è facile, cioè ti tiene lì per vedere i dettagli, ma ti spinge un po' via perché non è armonica in quello che noi consideriamo normalmente come armonico, cioè c'è molta forza, cioè, e non so, è proprio un po', a parte un po' uno stile, se vogliamo. Quello è il tuo Un stile, po' si riconosce subito, sì. sì, diciamo che è proprio, penso che ha questa dualità spesso, no? C'è proprio Quindi qui questa troviamo una dualità. dualità, praticamente. Sì, 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 perché sì, sì. comunque è un po' così anche la cicatrice in sé. Cioè, è un po' così, forse è bello ricevere questa domanda, no? Proprio per anche rifletterci un po' di più, però in effetti da un lato è anche un po' una sfida, no? Perché noi veramente come società, come tempo, tendiamo a non voler veramente affrontare così tanto la cicatrice o barra, non so, è proprio la diversità forse anche o il confronto con le cose forti, negative, non lo so, ecco, da un lato vuole essere veramente un po' tendenzialmente cruda, però Cruda. vuole Sì. anche invitarti a entrare nei dettagli, nel particolare, e in questo. E secondo me è un po' educativo questo, no? Perché abbiamo un po' questa tendenza. O non vuoi vedere certe cose, oppure c'è gente che ha il trip psicologico di andare a vedere tutte le cose, come si dice, non proprio weird, ma sai, quelli che anche solo non io, sì, Le bizzarrie YouTube più... vai Sì. a guardare il top 10 gli animali più schifosi, Ah, ok, o sì, quelli che ok, cadono, o insomma, non lo so, cioè, da un lato è un po' in qualche modo, cioè, ho un'altra visione. Io non posso vederle queste cose, tipo le persone che cadono e la gente con sotto le risate, Sì, per ok, dire, lo trovo così sì, stupido, stupido, no? sì, ok. O sì, quella volta che capita, capita anche quella che fa più ridere, ma se qualcuno si fa male, tendenzialmente non riesco più a ridere, cioè, non so, se ti fai tanto male non fa ridere, no? In quel momento. E quindi è appunto, sì, non, educativo non è la parola giusta, ma io cioè, riporto un po' una mia visione, no? La cosa è così, è cruda. È Brava, ritorniamo alla realtà interessante, cruda, sì. è interessante comunque, ci sono dei dettagli, c'è stata una forza, questa persona ha vissuto una cosa, che riconosciamolo, non è che bisogna far finta di niente, non so, cercherei di riportare sul giusto piano sia l'intensità delle emozioni che sono state vissute, perché appunto noi stiamo cercando di mettere di nuovo parole su qualcosa in cui praticamente le ho tolte. Sì. Quindi non sono prettamente delle immagini che chiedono di essere razionalizzate. Voilà, siamo da osservare. Non chiedono di essere appese in casa, non sono da vedere, ah, ma questo non ci starebbe, non lo metterei mai in cucina. No, è vero, non è questo l'intento, però. Voilà. Bello, no, no, bene, bene. Ma la dolcezza in tutto ciò è il bacio, perché cicatrici e baci. Allora, la parte dolce del bacio dove si trova nella tua... Questa è l'ultima domanda, nella tua arte di cicatrici e baci, Sì, dov'è il bacio? ma Nel contatto con la persona?
Il bacio è qualcosa che in realtà da un lato si è un attimo perso un pezzo di progetto, questo vabbè, poi dopo vediamo perché giustamente inizialmente l'idea era che dopo un tot di tempo, e magari questo si può comunque riprendere, però per ora si è un po' perso, è che facevo una cartolina della cicatrice che era andata in vacanza e mandava i baci sulla cartolina. E questo già che me l'hai ricordato, però è anche il simbolico bacio sulla cicatrice, nel senso che anche un po', se vuoi, rappresenta anche il modo di osservarla, perché magari nell'immagine no, ma nel processo c'è molta dolcezza. Sì, ti credo. Nell'immagine che risulta, no, però tutto il percorso e l'esperienza fatta è molto delicata. Quello, cioè, su questo non è mai capitato, non è mai stato necessario di avere un atteggiamento diverso. Cioè, questo Sì, è piuttosto lì. Il bacio adesso è nel processo. Poi, se un domani riesco anche a reintegrare questa della parte, cartolina è magnifico. giustamente sì, sarebbe da fare, perché c'era questa idea, e poi dopo io ne scrivo tante, ma poi a volte anch'io sono una sola persona, avrei bisogno di un team a volte. Sì. Ma perché ci sono tre fotocollage verticali. No? È rettangolare verticale, mentre la cartolina è orizzontale. L'idea L'orizzontale, era ok. di poi avere un paesaggio, perché cioè adesso quello magari poi non lo metto nel libro, però l'ultima domanda è dove manderesti in vacanza la tua cicatrice, qualcosa del genere, no? Quindi, no, nel senso, proprio perché anche in una domanda del genere, che sembra così, Bello. e quindi magari ci sarà un momento in cui mi metterò in particolare a spedire queste cartoline, e poi chi lo sa, per qualche ragione si è un po' persa questa cosa, magari anche perché è interessante riceverla dopo tanti anni, chi lo sa, può Deve essere essere bellissimo, bellissimo, una bella anche un sorpresa. po' complicato riuscire a capire se tutti hanno lo stesso indirizzo, però vabbè, ci sono le Sì, no, ma bella, bella l'idea. Grazie Barbara, grazie Grazie Steph. mille.